È nel paesaggio lunare del Pico de Teide, alle Canarie, che l'ente spaziale europeo ESA testa i prototipi dei moduli robotici per l'esplorazione spaziale. Qui ha mosso i primi passi David, il prototipo di un modulo lunare che un gruppo di 13 studenti e dottorandi del Centro Interdipartimentale Enrico Piaggio di Pisa hanno progettato e realizzato per il concorso Challenge dell'ESA. Meno di 100 kg di peso, non più di 2 kW di consumo e una grandezza di mezzo metro cubo tutto compreso. La sfida da vincere consisteva nel realizzare un modulo di esplorazione lunare in 60 giorni, 13 studenti al lavoro e 40.000 euro di budget per il costo complessivo. Provato sulle dune di sabbia di San Rossore, oltre che sulla lava del Pico de Teide, David doveva svolgere un compito molto particolare. Il nostro robot doveva, partendo dalla stazione di allunaggio, doveva trovare un cratere, discendere nel cratere e individuare un materiale da recuperare, ghiaccio in particolare, e riportarlo indietro. Date le elevate pendenze del cratere, la nostra idea era quella di riuscire a lanciare un secchiello, un contenitore all'interno del cratere e recuperarlo senza quindi far scendere il robot dentro e rischiare di perderlo a causa delle elevate pendenze del materiale sabbioso che compone la salita. La scelta del Pico de Teide per la gara che ha visto competere 8 università europee non è stata casuale. L'ente spaziale europeo ESA aveva scelto il Pico de Teide in quanto si tratta di un luogo con condizioni climatiche particolarmente simili a quelle della Luna per quanto riguarda la composizione del terreno, delle sabbie, e anche per quanto riguarda l'assenza completa di vegetazione, almeno in quella zona. Per risalire nei fianchi ripidissimi è stato dotato di 6 ruote motrici indipendenti. Per essere facilmente guidato dalla Terra, conta ben 3 sistemi di visione, 2 telecamere laterali e una frontale mobile con zoom. Proprio come il suo omonimo mitologico nella sua sfida contro Golia, David doveva saper usare al meglio la sua fionda e lanciare un secchiello da ghiaccio legato a una fune in modo preciso, raccogliere il materiale dal fondo del cratere e riportarlo al vettore per la Terra. Una volta raggiunto il bordo del cratere, avrebbe dovuto accendere dei faretti direzionali ed utilizzare la telecamera di cui è dotato sulla parte frontale, una telecamera zoom, per individuare il materiale da raccogliere, quindi il ghiaccio. Una volta individuato questo materiale, ci sono dei sensori, un laser in particolar caso, per misurare la distanza e quindi il punto esatto da raggiungere, sapere dove si trova nello spazio. Tutto questo ci consentiva di attivare una fionda simile a quella usata da Davide contro Golia, da questo infatti viene Davide, il nome del nostro veicolo, che consente di lanciare un contenitore radiocontrollato in cui possiamo, diciamo, attuare l'apertura, possiamo aprirlo e chiuderlo in modo da poter raccogliere il materiale quanto vogliamo, e questo possiamo lanciarlo sulla Terra con la gravità terrestre a una distanza di circa 15 metri con una precisione approssimativa di 10 cm. David doveva inoltre dimostrare di resistere a temperature che arrivavano a meno 200 gradi centigradi. Il modulo è stato anche progettato in modo da saper tornare sui suoi passi nel caso un cono d'ombra interrompesse i segnali radio e rendesse quindi impossibile agli scienziati sulla Terra comandarlo a distanza. Inciampato su un pezzo di plastica durante la gara dell'ente spaziale europeo, David è arrivato solo secondo tra i prototipi in gara, ma le innovazioni tecnologiche apportate e le soluzioni geniali trovate ne fanno un interessante punto di partenza nella progettazione di robot molto più terrestri. Per esempio, veicoli radiocomandati capaci di rintracciare superstiti in ambienti limite o recuperare materiali dispersi nell'ambiente, persino bombe o mine. C'è anche chi ha pensato di servirsene come guida turistica. Così, a ottobre, David cambierà le sue ruote adatte alla Luna con più semplici pneumatici e girerà per le strade di Firenze raccontandone le bellezze. Tutta un'altra sfida.